I problemi sono tantissimi sicuramente e su questo non ci sono dubbi, non li possiamo risolvere noi da soli. Onorevole Ruocco, per quanto riguarda l'immigrazione, coloro che ne fanno mercato, sì, il peggiore, cioè insomma, chi fa lo scafista e manda più delle volte a morire queste persone, il Movimento 5 Stelle. Assolutamente inasprire le pene, queste persone sono degli assassini, quindi vanno trattati come tali. Io direi che finalmente ci si rende conto che sulle spalle di un unico paese non può cadere questa catastrofe umana. E tra l'altro ci sono tante forme per speculare su queste vittime. Da una parte ci sono gli scafisti, chiaramente quella più vistosa e più evidente, ma anche le stesse forze politiche che a volte usano questi argomenti per campagna elettorale. Contemporaneamente vediamo, come è accaduto per il CARA di Meneo, enormi speculazioni e spartizioni di voti proprio sulla gestione di questi centri. Quindi veramente bisogna fare attenzione e avere la reale volontà di risolvere il problema alla base, attraverso proprio una ripartizione di quote tra i vari paesi. Questa è l'immagine del bambino chiuso nel trolley, ecco, che deve rimanere, e grazie alla regia, deve rimanere, onorevole, un monito, sì, per capire cosa fare tutti però. Assolutamente sì. Cioè, Europa, siamo Europa. Allora, guardi, bisogna capire bene questa Europa che cos'è, perché se l'Europa deve essere l'Europa degli oppressori e l'Europa delle persone che, degli oppressori e degli oppressi, questo tipo di Europa a noi non piace sotto nessun punto di vista. Quello che sta facendo la Mogherini all'ONU in questo momento? Ma vediamo i risultati che porterà a casa, è ancora presto per dirlo. Sicuramente l'idea di non far accollare all'Italia tutto ciò che si è accollato finora è sacrosanta, non è possibile che un unico paese debba far fronte a questa catastrofe. Quindi potrebbe trovarvi tutti d'accordo su questa idea? Vediamo cosa ne esce fuori. Un'altra cosa su cui io vorrei concentrare l'attenzione: è necessario fare queste guerre, questa gente fugge dalle guerre. Noi quando votiamo in aula siamo sempre contrari. Scusatemi, la russa? Non ci accomunare, trovare tutti d'accordo. Prima vediamo che cosa. No, arrivo. Sappiamo benissimo che sono solo chiacchiere, d'accordo sui fatti, non sulle chiacchiere. D'accordo gli sui annunci fatti? Li abbiamo già sentiti troppe volte. Va bene. Questo annuncio, fra l'altro, è inadeguato, ma oltre che essere inadeguato, è un annunzio. È inadeguato ed è un annunzio. Appunto, dicevo. Grazie. Sì. Volevo concentrare anche l'attenzione sul fare le guerre, sul collaborare in qualche modo anche in questi paesi ci siano le guerre da cui queste persone scappano. Troppo spesso noi siamo attori involontari o più o meno volontari di queste guerre. Perché poi il problema alla base. Certo, perché noi anche promuoviamo, anche a livello parlamentare, noi siamo sempre, il Movimento 5 Stelle è la forza politica che mette al bando l'acquisto di determinati armamenti, la fornitura di armamenti per alimentare queste guerre. Questo aspetto va trattato assolutamente alla base. Ecco, su questo aspetto ci sarebbe molto da dire. Il reddito minimo di cittadinanza, perché le parliamo non soltanto perché è stato e da sempre un cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle, perché è stata fatta una marcia Parigi-Assisi sarebbe stato un po' troppo anche per gli stacanovisti come voi. Rischia di veder creare un asse tra Movimento 5 Stelle, SEL e coloro che all'interno del Partito Democratico rappresentano la minoranza. Lei questo me lo conferma, onorevole? Magari. Se fosse che la nostra proposta venisse veramente presa in considerazione così come l'abbiamo formulata, perché è una proposta assolutamente vincente per l'economia e per il benessere dei cittadini. Noi prevediamo un reddito di 780 euro al mese, che è la soglia che l'Istat ha stabilito per la soglia di povertà. Ecco la vostra marcia di ieri. Sì, bellissima, molto partecipata, che fa sentire proprio la voce di persone che vogliono partecipare al mercato del lavoro e contemporaneamente è una lotta contro la povertà, che come dicevo non solo è un discorso morale ma anche economico. Sono 17 miliardi che tornano immediatamente nel circuito economico e contemporaneamente fanno sì che un giovane o un meno giovane possa introdursi nel mercato del lavoro. È questa la vera manovra economica. E i risultati dell'INPS, i dati che fornisce l'INPS?
vi soddisfano? Noi siamo sempre contenti quando si portino a casa dei risultati, però sicuramente una rondine non fa primavera. Io proprio sabato questo è un altro titolo, stata... la ringrazio. È proprio il periodo. Io sabato sono stata in un'azienda vicino Bari, che è una bellissima realtà di piccole dimensioni, piccole e medie dimensioni, che soltanto di IMU all'anno era disperata perché doveva sostenere 18.000 euro sul capannone. Le aziende pagano l'IMU addirittura sui macchinari imbullonati. Siamo arrivati ad un livello fiscale che addirittura, guardi, il fisco, le tasse si dovrebbero pagare come indicatori di ricchezza. Imbullonati sono le macchine ferme, chiaramente, all'interno di uno... No, quella è agganciata al pavimento. Agganciata al pavimento. Ad ogni modo 18.000 euro per il capannone. Un'azienda che deve pagare all'anno 18.000 euro chiude a un certo punto. Solo di IMU. Allora si sono arrivati addirittura a tassare gli indicatori di povertà. Non si tassa più la ricchezza, ma la povertà. Allora, se non si inverte... Che vuol dire, onorevole, tassare gli indicatori di povertà? E guardi, è un qualcosa a cui, riflettendo, sono arrivata, come, perché nel fisco normalmente, se si ha un indicatore di ricchezza, quello lì si tassa. Sappiamo quanto. Nel momento in cui c'è un IMU agricola, per esempio, anche su terreni che non producono nulla, quel terreno non può essere un indicatore di ricchezza, eppure è stata introdotta l'IMU agricola. Quindi non si tassa più la ricchezza di un individuo, ma anche purtroppo un qualcosa che non, diciamo, rappresenta la non ricchezza. Ricchezza, lei ha detto, esatto. La povertà, la non ricchezza. Le difficoltà, abbiamo dato i famosi 1.000 euro l'anno, o gli 80 euro al mese, 960 euro l'anno, per rimettere in moto i consumi. Questa è la nostra linea. Personalmente ho grande rispetto e attenzione per le proposte che in Parlamento arriveranno. Personalmente non ritengo una ricetta compatibile o utile alla inversione del ciclo economico il cosiddetto RED. Tra l'altro il benchmark, cioè il confronto con le altre economie europee, fa senso, è utile, ma il nostro sistema, sia in termini di welfare che in termini di protezione sociale, eccetera, è leggermente diverso. Però, quindi no, mettere insieme a mere compere... cosa accade in Spagna. Allora, ripeto, dal mio punto di vista noi abbiamo l'obiettivo di creare nuovi posti di lavoro e fare ripartire le aziende e le imprese. Questo è l'obiettivo numero uno, insieme al tema del precariato e la trasformazione, cioè la sostituzione. Ma il saldo è comunque positivo, non è solo sostituzione. Ruocco, anche tra precari e stabili, che ha un dato molto significativo in questi dati che abbiamo visto, credo che sia un obiettivo... così dice, molto importante per noi democratici. Poi ognuno ha la sua ricetta. Secondo me oggi noi abbiamo, ripeto, senza trionfalismi, un primo consuntivo che quello che avevamo promesso sta emergendo nei numeri. Ruocco, il Partito Democratico non ha aiutato per niente le persone in difficoltà, perché gli 80 euro, non diciamo con bellerie, 80 euro al mese non sono destinati alle persone che sono in difficoltà. Perché non si è tenuto non si è tenuto conto del reddito complessivo familiare. Per cui è una misura che ha tutt'altra natura e non redistributiva, non diciamoci. Per quello che riguarda le aziende, invece, si è da una parte tolta, capisco, perché non è una misura redistributiva. Se vogliamo gridare, io grido più di te. No, allora, parliamo seriamente, le sciocchezze te le tieni tu, no, siamo seri, tu esponi la tua opinione, io espongo la mia. Sì, però nessuno dei due dice sciocchezze, almeno. Io non ho interrotto. No, però non si può definire. Non sono sciocchezze di sicuro, perché sono tutti argomenti importanti. Le sciocchezze le avete dette voi. Per quello che mi riguarda, gli 80 euro non sono una misura redistributiva, non hanno quell'obiettivo economico. Chi dice il contrario non dice una cosa vera, perché è dimostrato il fatto che gli 80 euro vengono anche percepiti da una persona che ha un reddito complessivo familiare di 200.000, 300.000, 400.000 euro all'anno e quindi non è identificabile come una persona. Però, onorevole Ruocco, non è una misura redistributiva. Allora, reddito minimo di cittadinanza, voi dite, servono... È un discorso diverso. È un discorso quello diverso. Lì servono è una 17 miliardi che si trovano la povertà. Come? 17 miliardi, guardi, si trovano...
tagliando innanzitutto, ecco, vediamo cosa, che fine fanno gli effetti degli armamenti, delle spese belliche e delle missioni, le cosiddette missioni di pace. L'altro giorno, per esempio, sono state confermate addirittura le pensioni, i vitalizi ai condannati, gli ex parlamentari condannati. Allora, se noi vogliamo fare veramente su 800... No, sono stati confermati. Allora, non sono stati onorevole, no, sono stati tolti. Lo sanno tutti, lo sanno tutti. Alcuni sono rimasti, altri sono andati via. Per finta sono stati tolti. Per finta, che significa? Intanto sono stati sospesi, diciamo le cose come stanno, però non diciamo che sono stati tolti. Avete però... Non diciamo che sono stati tolti. Tanti condannati continuano a percepire il vitalizio, gli ex parlamentari condannati. Però i cittadini italiani ormai se ne accorgono di questi giochetti, non si può dire... È una materia questa che andrebbe affrontata fuori dalla propaganda e con la serietà di argomenti che sono enormi, ma guardando però il dato positivo, per la prima volta l'ufficio di presidenza della Camera e del Senato ha discusso senza togliere i vitalizi. Ha tolto i vitalizi a quelli che sono condannati. Per mafia e per corruzione. Scusi. Mi ascolti, è così. Poi se vogliamo raccontare la storia in un altro modo, raccontiamola. Non è così perché ha introdotto anche l'eventuale riabilitazione. Ma non mi pare un fatto di civiltà, a meno che lei non pensi che vadano addirittura decapitati. È una scelta, è un orientamento. Però per favore, non dica che io voglio decapitare la gente se voglio togliere un vitalizio. Non è Robespierre, per carità. Arrivo Mandelli, abbia pazienza. Allora, siamo passati di nuovo. Allora, sì, comunque tutto ciò che stiamo dicendo è vero, è così, cioè è stato tolto, è stato sospeso. Onorevole, sì, ma è stata un'azione di particolare entità. Per esempio, Previti continua a prenderlo, Cirino Pomicino continua a prendere una enorme lista. Allora, onorevole, no. Io ho una notizia che riguarda il reddito di cittadinanza, però onorevole Colaninno, dica. Io dico, al di là di Dominguez, abbia pazienza, ma lei ce l'ha. Io sono d'accordo con Scott. Grazie. Io ritengo che 10 milioni di italiani che mettono in tasca 1.000 euro in più all'anno e sono persone che guadagnano meno di 26.000 euro lordi l'anno, andiamo a chiedere a loro se sono due dita negli occhi o se è una opzione redistributiva. Con il reddito di cittadinanza io penso che questi signori o queste signore siano contente dopo una crisi di prendere 1.000 euro in più all'anno. Onorevole, se questa è una sciocchezza, non sono... chiediamola loro. No, però, allora, attenzione, c'è la Foggia del Partito Democratico, il deputato Francesco La Foggia, promotore con Gianni Cuperlo, proprio di una proposta di legge sul reddito di inclusione sociale, che dice: mi pare che la discussione sul reddito minimo, al di là delle rivendicazioni sulla bontà delle proposte di ciascuno, sia il segnale che i tempi sono maturi per una misura che aggredisca la povertà, e dice, insomma, se sono tutti quanti d'accordo, noi partiamo. Quindi partite, ma anche con parte noi del PD, con SEL. Come vede, ne abbiamo fatto anche una marcia, quindi... Sicuramente. Magari sì. Però se il Movimento 5 Stelle in conferenza dei capigruppo mettesse in cima la proposta sul reddito di cittadinanza, anziché mettere in cima altre questioni, faremmo una cosa utile e positiva e accelereremo una cosa che, lo ripeto, dobbiamo votare è insieme. È in discussione al Senato, alla Commissione Lavoro del Senato. Attenzione, quindi, alla Camera... ci sono condizioni politiche superiori e noi potremmo fare in tempi rapidi quello che per due anni non siamo riusciti a fare. Basterebbe volerlo. Noi ci stiamo. Voi avete finito la marcia, ora proponetelo direttamente nei luoghi ufficiali. Ma lei, guardi, però lei, su, diciamo le cose come stanno. Non facciamo veramente... non diciamo dire le cose come stanno, ma... Ecco, noi l'abbiamo addirittura... La proposta nostra è stata scritta, approvata, le coperture sono state addirittura bollinate. È in discussione anche alla la Commissione nostra. Lavoro del Senato. Di che cosa anche stiamo parlando? Dunque, Iñigo Domínguez. Comunque la Boldrini ha tolto ai condannati... Ecco, questo lo diciamo, questo lo sottolineiamo, questo non è vero, non è vero. Brava la Boldrini, non l'ha fatto. Ai condannati di 4 anni con il presidente Grasso. Allora, oggi abbiamo più occupati. Innanzitutto è offensivo per i giovani italiani e per i meno giovani dire che loro vogliono stare col piattino a chiedere dei soldi. Il reddito di cittadinanza non è una misura assistenzialista. La gente vuole lavorare. Chi l'ha detto? È definita. Chi definisce?
il reddito di cittadinanza come misura assistenzialista non c'entra il problema, perché è come se un giovane volesse semplicemente stare con la pancia all'aria a non fare nulla e a percepire un reddito. Sì, la proposta altro, di legge si pone anche, io stavo rispondendo al dibattito, stavo precisando che non è una misura assistenzialista perché i giovani in Italia vogliono cercare lavoro e lavorare, tra l'altro nella proposta di legge è prevista proprio un tot ore a settimana di ricerca del lavoro, di dedizione, eccetera, e vengono tra l'altro controllati. Dopodiché è anche offensivo dire che 17 miliardi sarebbero 17 miliardi buttati al vento, perché quei 17 miliardi ritornano all'economia, ritornano alle aziende immediatamente, ritornano alle persone che hanno le case sfitte perché inizia di nuovo ad innescarsi il circuito degli affitti. Mi dica una cosa, ma questo filo che legherebbe più partiti, il vostro movimento, con Sell, con qualcuno all'interno del PD, secondo lei si stringe o no? Vediamo che perché finora ne stiamo parlando ed è importantissimo chiarire l'idea di reddito di cittadinanza, che cosa serva, che cosa non serva, pareri positivi, pareri negativi, ma chi lo aspetterebbe in questo momento davanti alla televisione? Può sentirsi dire sì, partiamo o no? Le ripeto, la nostra proposta di legge è in discussione al Senato. Noi discutiamo nelle opportune sedi, tra Camera e Senato, immediatamente può essere discussa, continuare la discussione, nel giro di pochissimo potrebbe essere legge. Allora, speciale del segretario generale per le migrazioni, Peter Sutherland, avvertendo anche che se non vengono prese misure urgenti, entro l'autunno 20.000 persone potrebbero perdere la vita in mare. Allora, noi lavoriamo sull'informazione, pensiamo a questi numeri, sarebbe interessante cercare di capire un paese di 20.000 persone, non so, adesso non difetto in geografia, immaginare che un paese di 20.000 persone sparisca da un istante all'altro. Veronesi, continua la polemica, Movimento 5 Stelle. Permetteteci, signori uomini, tutti uomini ovviamente in questo studio, tranne me e l'onorevole Ruocco, di aprire questa parentesi. Beppe Grillo dice, dopo le parole pronunciate nella marcia Perugia-Assisi, su Umberto Veronesi, che Veronesi riceve soldi dalle multinazionali degli inceneritori, poiché disse Veronesi che la presenza di un inceneritore non incide in alcun modo sulla salute della popolazione che abita nelle vicinanze. E poi quella polemica sull'esame della mammografia, onorevole. Lei è troppo intelligente per farmi rispondere ad una domanda così. Insomma, è chiaro che la mammografia è indispensabile e va fatta. Non scherziamo su queste cose, non generiamo polemiche veramente su frasi veramente strumentalizzate. Dopodiché, sulla sanità bisogna fare una grande operazione trasparenza, perché proprio perché sono importanti gli esami, non è giusto che una persona telefoni ad un centro pubblico per prenotare un esame e gli venga dato magari dopo 18 mesi. Questo è gravissimo. Allora concentriamo l'attenzione su questo. Ed anche il ministro Lorenzin rispondesse a queste cose e non alle frasette strumentalizzate. La ringrazio, onorevole Ruocco.